Milano chiaramente è il coprotagonista del film, che è una metafora, no? Tu corri, corri, ma stai sempre lì. Quindi da lì poi il tema di Emma, che è rimasta a quel giorno per l'adolescenza, quando è stata violentata da Ottavio. Quindi era, la nostra è stata una volontà di tenerla sempre sotto il tapirulano. E la forza credo del film e della prova di Claudia sta proprio in quella cosa, cioè questa staticità, questo ambiente chiuso, finché poi alla fine, come hai visto, scende dal tapirulano e cambia completamente vita. Ma è voluta. Sarebbe stato completamente diverso se lei saliva, scendeva, andava a fare la spesa. C'è stata proprio una volontà e su questo Claudio è stata bravissima a mantenere quel regime di sceneggiatura, perché è voluta ovviamente. Comunque sì, la paura c'era. Cioè, la paura. Quello c'è, cioè, in ogni film, quando lo fai. Fino a ieri sera, dopo un applauso, abbiamo questa paura che dovesse essere. Fabio, vuoi aggiungere qualcosa a quello che diceva Antonio? Fabio Morisce, Antonio Baiocco. Questa metafora era molto forte, nel senso che al di là della metafora stessa, ma anche il concetto del blocco, cioè perché il film, come abbiamo sentito per fortuna anche noi ieri con l'applauso finale, parla un po' a tutti, perché ci siamo trovati tutti, in un modo o nell'altro, più o meno drammatico, ovviamente per fortuna, non tutti ai livelli della nostra protagonista, però tutti ci siamo trovati in una fase della vita in cui avevamo la sensazione di non riuscire ad andare avanti, e il film parla di questo e quindi aggancia le persone, credo, su questo. E la forza poi è, perché è uno di quei film come si dice, con tanti livelli di lettura, questo è un grande film, no, però è bello perché ad esempio il fatto stesso che lei utilizzi la metafora, cioè il tapirulano, in realtà la corsa per lei è diventata una strategia di sopravvivenza, quindi allo stesso tempo quel tapirulano che ci racconta il blocco ci racconta anche come lei è riuscita ad andare avanti. E quindi questo, perché la vita è così, niente è mai una cosa o l'altra, niente è tutto bianco e nero, e anche tutti i personaggi che sono intorno non si capisce, non sono tutti buoni, tutti cattivi, vittime, cioè ognuno viene responsabilizzato dalla nostra protagonista a capire che ok, c'è qualcuno che ti sta facendo male o qualcosa della vita che ti sta facendo male, ma la vita è la tua, se non la prendi in mano te non ti sblocchi, ed è quella sfida principale che deve fare la nostra protagonista. Il fatto del counselor era nato perché, questo è stato un caso, perché quando Antonio mi ha chiamato dicendo Fabio, ho avuto questa idea, avevo questo flash iniziale, un film su un tapirulano, una persona sempre su un tapirulano, scopriamo la sua vita mentre sta lì sopra, perché è la metafora del blocco. Io come primo mio apporto ho dato quello di, ho detto mettiamoci però una donna, perché ho scritto già, bravo, esatto, ragazzi, bravo, perché un uomo aperta la parola. Io avevo pensato, a un uomo, in realtà, no? E lui aveva pensato un uomo. Anche lui subito violenza dal padre, era stato concepito tutto in un'ora questo percorso. Però è ovvio che in un'ora non potevamo poi sviluppare tutti i personaggi, e quindi abbiamo, diciamo, allungato il tempo, che inizialmente era diviso settimana per settimana, adesso diciamo non abbiamo più. No, visto, perché ci mette la pressione. Esatto. Io ci ho messo una donna perché, a parte... Che conoscevi Claudio? No, ma perché ho scritto, già ho lavorato con donne e con registe, ma lei ha avuto la fortuna di scrivere anche un altro film di protagonista, che è 9 ore e mezza, e il caso poi ha voluto che si ritrovasse la mia di un altro film che stavo scrivendo. Quando hanno fatto il suo nome, che c'era lei, per me sono stato molto contento in realtà. È stata come, oddio, che bello. È colpa di Marco. E questo, insomma, che chiudere è un film che è andato via, non vuole responsabilità. È un film, è un soggetto per chiudere, che è stato di quelle cose quando succede la magia, cioè succede subito un click. Abbiamo scritto un soggetto, dopo un mese c'era un produttore, dopo un altro mese c'era la star numero uno femminile in Italia che durava. Questo è vero, perché in genere oggi per montare un film ci vuole tanto tempo, tanta fatica. Grazie a Stefano, grazie anche al nome di Claudia. In un anno e mezzo siamo qui a parlarne, tra un po' esce dal cinema, quindi veramente è un piccolo pilavo, anche un piccolo film, però ha un grande potenziale, rivolto soprattutto a un pubblico femminile. È innovativo.